Il 34% dei piccoli in età scolare, 6-10 anni, non dedica più di un giorno a settimana allo svolgimento di attività fisica strutturata e ben uno su quattro non dedica più di un giorno a settimana allo svolgimento dei giochi di movimento. Circa il 21% dei bambini italiani è in sovrappeso e il 9% è obeso. Tra le cause della sedentarietà emergono la TV, i videogiochi, i tablet, i cellulari. Quando si cresce non va meglio. Dopo i 14 anni il 20% dei maschi e il 40% delle ragazze interrompe la pratica dello sport. Ecco perché gli esperti della SIP hanno redatto una guida per avviare allo sport i bambini, presentata al 75° Congresso Italiano di Pediatria in corso a Bologna. Il 1° giugno al CERMIG, l'Arsenale della Pace di Torino, si svolgerà il congresso provinciale della FIMP. Pediatria, focus on cronicità, lavori in corso, alert e news. La maggioranza dei bambini italiani gode di buona salute ed è seguita bene, ma ci sono anche delle problematiche che dobbiamo affrontare in stretta collaborazione con le strutture di secondo e di terzo livello. Obesità, diabete e malattie croniche. A tal proposito, Renato Turra, segretario della FIMP torinese, esprime preoccupazione sulla situazione dell'ospedale infantile Regina Margherita, a rischio di smembramento. Questo ci creerebbe dei problemi di collaborazione. Il bambino non è un piccolo adulto e quindi richiede una specificità di visita, di assistenza anche familiare che le strutture dell'adulto non possono offrire. E per evitare questo rischio di smembramento ci sono delle trattative in corso? Al momento c'è stata anche la visita del ministro Grillo, però come sapete in Regione Piemonte siamo in attesa di elezioni regionali. La SIP ha condotto con la SIRM e la SITOP uno studio sulla displasia evolutiva dell'anca che presenterà al 75° Congresso Italiano di Pediatria dal 29 maggio al 1 giugno a Bologna. Siamo 10 specialisti che da 2 anni si riuniscono periodicamente per trovare un consenso sul trattamento di una patologia molto frequente che colpisce circa il 2% dei neonati. Alla dire Salvatore Bonforte, segretario del gruppo di studio Ecografia Pediatrica della SIP, entra nel vivo del lavoro svolto. Stiamo cercando di trovare un accordo, quindi scrivere delle raccomandazioni che saranno poi pubblicate, saranno presentate anche al prossimo congresso nazionale di pediatria il 31 maggio, ci sarà proprio questo consenso. Quindi il grosso dello studio è questo e sicuramente avrà un interesse nazionale fra i pediatri e non solo, ma anche fra tutti quegli specialisti che si occupano del bambino. Il miglior tipo di alimentazione è la dieta mediterranea e noi italiani dovremmo essere i primi a sponsorizzarla. In realtà non è così, visto il diffondersi di diete che seguono mode americane. È il monito lanciato da Angelo Campanozzi, che al congresso SISPE di Matera ha spiegato perché invece sia molto importante seguirla e farlo bene. La dieta mediterranea significa sostanzialmente pesce, significa olio d'oliva, significa frutta e verdura fresche. Significa evitare il più possibile alimenti prodotti dall'industria, cosa che alla fine si è dimostrato essere il vero problema degli adolescenti e che poi diventano giovani adulti e poi adulti. Continua l'impegno della SITIP nei confronti degli studi e della prevenzione delle malattie infettive, portando avanti attività di ricerca e formazione, ma non solo. Alla dire il presidente Guido Castelli Gattinara presenta la novità dei corsi itineranti per l'Italia. Continueremo naturalmente a portare avanti gli studi che sono in corso, ne inventeremo degli nuovi, l'idea è portare avanti anche i corsi che noi abbiamo fatto negli anni scorsi, il corso del bambino viaggiatore, il corso sull'antibiotico terapia e la stewardship sugli antibiotici, che sono sicuramente stati dei grossi successi, e ne inventeremo di nuovi, perché il modello di portare in giro un corso itinerante per l'Italia sicuramente credo che sia un modello che funziona. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.